Qui per chiedere ai cittadini di Sesto San Giovanni di decidere dei loro prossimi anni, se a Sesto San Giovanni vogliono la moschea più grande del nord Italia o se vogliono un nuovo commissariato, perché di questo si parla. Sono referendum sulle scelte di vita, le elezioni amministrative. Noi non pensiamo che in questo territorio, in Italia in generale, ci sia bisogno di costruire una enorme moschea. Pensiamo che non si possano costruire moschee in assenza di una legge nazionale che dia delle regole sulla costruzione di questi luoghi. Pensiamo che non abbia alcun senso immaginare che qui si possa costruire una enorme moschea finanziata da chi porta avanti teorie fondamentaliste di interpretazione del Corano, segnatamente il Qatar, nazioni accusate di finanziare il terrorismo islamico, cioè gli stessi che in tutta Europa uccidono i nostri bambini. E quindi penso che i cittadini di Sesto San Giovanni, indipendentemente dalla destra, dalla sinistra, dalla storia, perché obiettivamente credo che abbiano molta difficoltà quelli che in buona fede hanno votato tutta una vita a sinistra pensando che la sinistra fosse quella realtà politica che era vicina ai più deboli, e poi si sono ritrovati con governi che ci mettono un pomeriggio a trovare 20 miliardi di euro per una banca e in 8 mesi non riescono a consegnare una casetta ai terremotati. Gli dico: al di là della destra e della sinistra, votate per voi, votate per chi difende la vostra sicurezza, i vostri diritti, il futuro dei vostri figli, per chi ha a cuore la nascita, la crescita, la valorizzazione della nostra identità, della nostra cultura, e chi vuole rimettere in moto la natalità, chi vuole garantire sicurezza ai propri cittadini, diritti fondamentali che chi ha governato in questi anni non ha garantito. Noi pensiamo che tutto questo si possa fare con Roberto Di Stefano.